Il tema trattato nel modulo 7 è il computo metrico estimativo. Nello specifico verrà mostrato come tradurre un computo metrico redatto attraverso l'ausilio delle voci caratterizzanti la versione 2023 del Prezzario di Regione Lombardia attraverso la nuova struttura progettata e definita per il 2024. Gli argomenti affrontati all'interno di questo modulo sono la traduzione di un computo metrico attraverso il Prezzario 2024, l'elenco dei documenti inerenti agli stimoprezzi 2024 utili per la ricerca delle opere partendo dalle rispettive codifiche 2023, la ricerca di tali opere all'interno degli elaborati inerenti agli stimoprezzi 2024 e la creazione di nuove voci di prezzo attraverso la struttura 2024. In questa slide viene mostrato uno straccio di computo metrico estimativo caratterizzato da un insieme di voci estratte dalla versione 2023 dei listino prezzi di Regione Lombardia. Nello specifico sono state evidenziate le principali tipologie di informazioni inerenti a tale attività, che sono la codifica e la declaratoria associata all'opera presa in esame ed estrapolata dalla versione 2023 degli stimoprezzi di Regione Lombardia, la quantità individuata da parte dell'utente ed associata a ciascuna opera in funzione del progetto preso in esame, il prezzo unitario associato a ciascuna opera ed individuata all'interno degli stimoprezzi di Regione Lombardia versione 2023 ed l'importo economico relativo a ciascuna opera caratterizzante il computo metrico, definito dal prodotto tra il prezzo unitario e la quantità di ciascuna opera, alla quale poi vengono integrate le entità relative alle spese generali e utili d'impresa. Per poter ricercare tali voci saranno necessarie alcune documentazioni presenti nella versione 2024 del listino prezzi di Regione Lombardia che è possibile scaricare dal sito di Regione Lombardia, nello specifico dal prezzario regionale dei lavori pubblici. Si parte da una voce di prezzario caratterizzato da una propria codifica, che in questo caso è la 1U044010, legato ad un intervento di rimozione di paracarri, che deve essere ricercata all'interno del listino prezzi 2024. Si parte aprendo il file inerente alla tabella di conversione 2023-2024, nel quale viene ricercata la codifica presa in esame. Se questa voce viene trovata, vuol dire che all'interno del nuovo listino prezzi è presente tale voce, che sarà definita da una nuova codifica e da una declaratoria rimodulata attraverso la struttura 2024. Individuata la nuova codifica, quest'ultima può essere ricercata all'interno del file di elenco prezzi parte 1, sia nella versione Excel e sia nella versione PDF che è possibile scaricare dal listino prezzi 2024 di Regione Lombardia. Nei file di elenco prezzi sarà possibile vedere per l'opera presa in esame sia la declaratoria generale sia la declaratoria di dettaglio della voce presa in considerazione. Infine, attraverso la stessa codifica è possibile anche vedere l'analisi prezzi utile ed utilizzata per la quantificazione del prezzo unitario associato all'opera in questione, ricercando tale codice all'interno dell'allegato parte 1, analisi prezzi, presente sempre nell'elenco della documentazione fornita per la versione 2024 del listino prezzi. Invece, se si prende come riferimento una voce caratterizzata da una codifica che non viene ritrovata all'interno della tabella di conversione 2023-2024, questo significa che tale opera, che era presente nella precedente versione del prezzario di Regione Lombardia, non è presente nella parte 1 del nuovo prezzario, ossia non è presente una voce con nuova codifica, nuova declaratoria inerente all'opera presa in esame. Pertanto, in questo caso sarà necessario aprire il documento di parte 3 elenco prezzi, precedente struttura, nella quale sono presenti tutte quelle voci caratterizzanti la versione precedente del prezzario di Regione Lombardia,
ma che quest'anno non sono state trattate attraverso quella che rappresenta nuova struttura. Se in questo file viene ritrovata la codifica in questione, vuol dire che è possibile estrapolare da questo documento la voce presa in esame con relativa prezzo unitario ed unità di misura. Se invece la voce che viene presa in esame rappresenta una voce non presente nel listino prezzi, allora in questo caso sarà necessario creare una nuova voce di prezzo. Si parte con la ricerca della voce all'interno del prezzario di Regione Lombardia. Nello specifico, si inizia a leggere quello che è l'indice caratterizzante il listino prezzi, individuando quella che è la classe dell'oggetto dell'opera che si intende prendere in esame. In questo caso la voce fa riferimento alla posa di un isolamento acustico sotto pavimento in lana di roccia con spessore di 25 mm, quindi dall'indice si cerca quella che sono gli interventi di realizzazione per poi ricercare quello che è l'oggetto preso in esame, ossia lo strato di isolamento. Trovato la classe dell'opera che si intende prendere in considerazione, si va alla pagina in questione dove inizia la classe dell'opera di stato di isolamento e si ricerca la voce in questione. Come visibile in questa slide, non si ritrova la voce che si intende realizzare all'interno del computo, in quanto nessuna opera presenta tutte le caratteristiche come quella che viene individuata nella parte iniziale di questa slide, al netto soltanto di una voce nella quale possiamo vedere come la materia risulta essere congrua come l'impiego, ma non lo spessore. Quindi si prende come riferimento questa voce e si ricerca questo codice all'interno dell'allegato inerente all'analisi prezzi. Cercando questa voce nell'elaborato d'analisi prezzi sarà possibile vedere quelle che sono le rese orarie associate alla voce in questione ed a questo punto l'utente può decidere se creare una nuova voce di prezzo creando una nuova analisi in funzione di quella che è il prodotto che intende realizzare oppure basarsi su quello che è l'analisi presa come riferimento, cambiando ovviamente quelle che sono le risorse necessarie per poter posare l'oggetto, nonché cambiare la risorsa inerente all'oggetto che si intende posare, rimodulando eventualmente anche le quantità e le rese orarie presenti all'interno dell'analisi dei prezzi. Come viene mostrato in questa slide, ad esempio, passando da uno strato di isolamento con spessore di 20 mm, uno spessore di 25 mm, cambierà sicuramente il prezzo unitario della risorsa materiale presa in esame, che dovrà essere definita da parte dell'utente, come cambieranno anche le rese orarie inerenti alle risorse umane, come anche potrebbe cambiare la squadra di risorse umane necessarie per poter posare l'oggetto in questione. Quindi, come si diceva precedentemente, trovata quella che è l'analisi di un'opera similare a quella che si intende inserire nel computo metrico, si può quest'ultima rielaborare per poter creare una nuova voce di prezzo, una nuova analisi che possa essere associata all'opera che si intende inserire.